Buongiorno a tutti, anch'io emozionatissima, quindi sentite la voce che trema un po', è per questo. Io voglio dedicare questo talk a chi la pensa come Chiara Gandolfi. Ascoltavo il suo podcast Cabaretto con Damiano Tescaro, nato al Freelance Camp, tra l'altro, questa amicizia, e lei durante questo podcast ha detto la paura più grande del freelance è non arrivare a fine mese. Ora, con questo bellissimo coronavirus, questa paura può essere ancora più importante e ancora più reale, insistente. La cosa bella è che quest'ansia, questa paura che abbiamo, noi possiamo farci qualcosa e quindi quello che vi propongo oggi sono appunto sei cose da fare quando vi sentite appunto presi dall'ansia. La prima cosa da fare, sarà magari molto banale e scontata, ma funziona, è semplicemente respirare. Come noi, ci sentiamo nella nostra mente è collegato a come stiamo nel corpo e, questo collegamento va in entrambe le direzioni. Quindi, prima cosa da fare è respirare. Quindi, fate come io ora che mi sono presa dall'ansia, un bel respiro profondo e già. Va molto meglio. Possiamo anche fare più di un respiro finché non ci sentiamo meglio. Una volta che ci siamo rilassati, prendiamo carta e penna e facciamo una bella lista delle nostre preoccupazioni. Scriviamo proprio tutto. Non ha importanza se al momento che scriviamo ci rendiamo conto che qualcosa è veramente sopra le righe e assurdo. No, scriviamo proprio tutto, dalla preoccupazione più piccola a quella più grande. Dobbiamo proprio svuotare la mente. Questa cosa ci aiuterà in un primo momento a ridimensionare alcune cose, perché vedendole nero su bianco ci renderemo conto che non è così tragico come noi ce la stiamo immaginando. Per quello che rimane tragico, facciamo un lavoro punto per punto e andiamo a guardare se quello che abbiamo scritto è una storia oppure un fatto. Una storia è qualcosa che ci raccontiamo della serie non fatturerò mai più, non sono all'altezza, eh sì, lo sapevo che non dovevo aprire la partita IVA, era meglio che non mi licenziavo. Invece il fatto è qualcosa di oggettivo, quindi collegandoci a quello che ci ha detto Dario, è ad esempio quest'anno ho fatturato il 50% in meno rispetto all'anno scorso. Questo è un fatto, qualcosa di oggettivo. Quindi tutto quello che ho scritto vado a guardare, è una storia oppure è un fatto? Se quello che ho scritto è una storia, lo devo trasformare in fatto. Quindi ho fatto male ad aprire la partita IVA, questo è una storia, magari collegandomi al talk che farà più avanti Paola, magari il fatto è non ho fatto un business plan, male, ora mi tocca farlo, sarà meglio al posto di navigare a vista. La quarta cosa da fare è lottare contro questo senso di impotenza che ci dà l'ansia facendo una lista delle nostre risorse e faremo tre liste diverse. La prima lista è collegata alle nostre risorse economiche, quindi vado a vedere quali sono le fatture che ho emesse e che non sono ancora state pagate, quali sono le fatture che non ho emesso e che sarebbe molto meglio emettere e riscuotere, quali sono tutti i miei saldi del conto corrente, se ho una previdenza complementare, se ho dei libretti, cosa ho su PayPal. Devo avere molto chiara qual è la mia situazione realmente, non le mie sensazioni, sono poverissima, poverissimo e andrò a finire sotto un ponte. Poi, siccome in momenti di crisi facciamo cose che non faremo solitamente, posso anche fare una lista di tutti i miei beni, faccio un po' di decluttering, cioè cosa sono le cose che potrei anche vendere, che così faccio anche entrare dei soldi. E questa è la mia prima lista. La seconda lista che devo fare, è una lista di tutte le mie competenze, sia in ambito lavorativo che in ambito, personale. Scrivo assolutamente tutte le cose che io sono in grado di fare. Per questa lista è molto bene farci aiutare magari da un collega, da una persona di fiducia, perché probabilmente ci saranno delle cose che noi daremo per scontate e che non scriveremo.
La terza lista riguarda invece la nostra rete, quindi sia le persone che conosciamo nella vita reale che online, ma anche tutte le istituzioni, cioè a chi si potrebbe chiedere aiuto. Quindi pensiamo ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri colleghi, i gruppi Facebook dove siamo, le connessioni su LinkedIn, il database del Freelance Camp. Poi a livello di istituzione, ora Dario ci ha parlato dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, Davide prima ha parlato ad esempio del comune che poteva dare gli aiuti. Cioè faccio proprio una lista esaustiva di chi potrebbe darmi una mano in qualche modo. Anche lì facciamoci aiutare, perché altre persone possono essere a conoscenza di cose che noi non sappiamo e quindi potrebbero darci delle dritte. Una volta che abbiamo queste tre belle liste, è il momento proprio della creatività. Quindi prendo una delle mie preoccupazioni, guardo le mie liste e ora cerco di scrivere il maggior numero di soluzioni. E lì, quando dico creatività, realmente, in quel momento non devo cercare di scrivere solo cose che mi sembrano sensate e immediatamente attuabili, no, devo scrivere proprio tutto, anche le cose magari più campate in aria, dal gioco al Superenalotto, scrivo una lettera al Presidente della Repubblica, non ha importanza. L'idea è uscire un po' da questo loop negativo, calimero, perché succedono tutte a me, non posso, come faccio ad uscire da questa situazione? No, noi siamo dei freelance, siamo dei piccoli imprenditori e questa è una caratteristica del nostro lavoro, cioè ci diamo da fare. Quindi quando l'ansia ci impedisce di ricordarcelo, ricordiamocelo. E poi potremmo anche avere delle idee nuove a cui non avremmo pensato, quindi bisogna fare questa cosa. Poi l'ultima cosa, che è poi quella veramente più importante, è passare all'azione. Quindi dalla nostra bella lista di possibili azioni ne scelgo una e la faccio. Se non la posso farla subito, la metto a calendario. Se è troppo grossa, allora la spacchetto in qualcosa di più piccolo. Quindi rispetto alle idee che io posso avere, voglio scrivere al Presidente della Repubblica. Ok, non ho idea da dove cominciare, magari cerco sul sito del Quirinale, cioè come si fa a scrivere al Presidente della Repubblica, perché non ne ho la valida idea. E una volta che ho fatto questo, l'azione successiva, a poco a poco. E queste sono quindi le sei cose da fare quando siamo in ansia per i soldi. Quindi respiriamo, facciamo una lista di tutte le nostre preoccupazioni, distinguiamo tra fatto e storia. Se una storia la trasformo in un fatto, faccio una lista delle mie risorse, tutte, e mi faccio anche aiutare per farla bene. Poi un bel brainstorming, scrivo un sacco di soluzioni possibili e infine mi do da fare. Grazie a tutti.